Ciao a tutte ragazze, dunque questo sarà un video outfit, è domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, mi sto preparando per andare a fare un aperitivo. Faremo un aperitivo in un locale che ha una piscina, quindi ho pensato di mettermi un abito lungo. Ho messo questa, cioè sarebbe una cintura in realtà, l'ho messa così perché riprende esattamente quella che ho sul vestito. E mi piaceva molto il vestito lungo con questa simil, diciamo, coroncina effetto figlio dei fiori, hippie. Non so se lo lascerò perché non mi convince del tutto. Mi piace, ma non so se poi ci uscirei. Comunque non ci ho ancora pensato. Per quanto riguarda il trucco, sono stata molto 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 semplice. Ho fatto solo una riga di eyeliner con un eyeliner di Kiko verde. Ho messo un pochino di blush rosa e questo rossetto rosato corallo. Proprio perché appunto avendo sia la coroncina che questa collana molto importante, che conoscerete tutte, non volevo esagerare. Sopra, vi faccio vedere la parte alta del vestito, sopra ho messo questo giacchino di jeans perché mi piaceva molto come stava con questo tipo di vestito. Il vestito è a fascia e ha questo corpetto fatto tutto con questa fantasia di fiori che va sfumando su un tono dell'azzurro. Adesso comunque vi faccio vedere l'outfit intero e poi vi metterò le foto. Allora, appunto, la gonna è tutta azzurra, ha fine in fondo, nei piedi, quindi è molto molto lungo. E lo stesso motivo di fiori viene ripreso alla fine del vestito, quindi da sotto, un po' sotto il ginocchio fino alla fine. A metà del vestito, fino a metà coscia, c'è questa sottogonna, che si vede, bianca, perché il vestito è molto trasparente, mentre da metà coscia in poi appunto non c'è niente, quindi quando camminate si vedono le gambe. Per quanto riguarda le scarpe, ho indossato queste zeppe che avete già visto nel video delle mie scarpe preferite, color beige. Sono molto comode, molto alte e essendo il vestito molto lungo ho deciso di abbinare queste zeppe perché fanno sì che io non inciampi col vestito, non lo prendo sotto i piedi. Ora mi metto sulla sedia per farvelo vedere interamente, perché sono da sola e non avendo nessuno che mi filma non riesco a farvelo vedere fuori perché le riprese sono troppo lontane. Allora appunto, ok, vestito così. Vedete, quindi è molto molto lungo. Slancia tantissimo la figura. Indossato col giacchino di jeans, questo è l'effetto. Ora vi metto delle foto così potrete capire meglio il tutto. Spero che questo look possa piacervi. Aspetto i vostri commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale. Un bacione, ci vediamo al prossimo video.